a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Come state? Oggi sono ritornata nelle mie normali vesti, visto il successone che ha avuto il maglione di mio marito l'ultima volta. Prometto che non lo metterò più, anche se, come avrete capito sicuramente, ho scelto tra tutti i maglioni il peggiore, perché mi faceva anche ridere l'idea, di condividere con voi questo spaccato della nostra vita. E siamo di nuovo qui invece per parlare di lavoretti per Pasqua. Credo che questo sia l'ultimo o il penultimo video che vi faccio di questa serie. Dipende dal tempo e dalle opportunità di benessere che avrò. Perché, come vi ho detto nell'ultimo video, aspetto un bimbo e questo mi sta mettendo, ragazzi, veramente a dura prova. Le nausea sono costanti, 24 ore su 24, e quindi mi viene tutto un pochettino più faticoso, anche se cerco io di forzare questa situazione. Infatti, vedete, sempre il fiatone, anche quando parlo è stranissimo. Bellissimo, ma stranissimo. Comunque, torniamo a noi. Se potrò, vi farò un altro video più per i bimbi, mentre questo è un video che ci tenevo veramente a fare, perché è un oggettino che mi piace veramente molto. Eccolo qua. Una campanella di Pasqua fatta con i vasetti di terracotta, i normalissimi vasetti per piantina. Eccola qua. Vista così sembra complicatissima, invece adesso vedrete com'è di semplicissima realizzazione. Spostiamoci insieme sul piano di lavoro e vediamo l'occorrente che ci serve. Eccoci giunti sul piano di lavoro con l'occorrente che ci necessita per fare le campanelle. Una forbice. I protagonisti dei semplicissimi vasetti di terracotta. Questi li trovate in tutti i negozi che si occupano di decoupage, in tutti i negozi di artistica, dai fioristi naturalmente, e negli empori di oggettistica. Ad un costo che varia dai 50 centesimi ai 75, i più cari potrebbero chiedervi un euro, ma non ne vale la pena. Girate un po' di più e li trovate a 50 centesimi. Poi due pennelli, uno piatto e rettangolare e l'altro invece a lingua di gatto. Il lingua di gatto è il numero 4, mentre quello piatto sto usando un numero 6, tutti e due in martola sintetica. Io uso rarissimamente setole naturali, solo quando è strettamente necessario e per tecniche pittoriche molto molto nobili. Quindi un po' di lenza, non ve ne occorrerà un rocchetto, veramente pochissima. Dell'acqua per stemperare il colore, dei cotton fioc, delle palline di carta che useremo come batacchio della campanella, oppure se vorrete che la campanella suoni, potete usare, come ho fatto io nella campanella che vi ho fatto vedere nell'intro, dei sonaglini, ma ne avevo uno solo, quindi l'ho agganciato su questo. In alternativa, comunque, ci sono queste piccole sfere che sono già forate, quindi semplicissime da inserire e forse più adatte a un gioco di bambini. Quindi dei colori acrilici. Questi li ho fatti io, quindi cliccando qui troverete il video dove vi spiego come si fanno i colori acrilici. Vi dico i colori che ho usato per fare questi. Allora, per i due toni del blu ho usato un pigmento blu oltremare e un pigmento bianco titanio stemperati con della Vinavil e un po' d'acqua. Naturalmente qui ho messo più blu e qui ho aggiunto la quantità di bianco titanio. Per i rosa ho usato del rosso segnali e del bianco titanio. Vi dico i nomi perché ad ogni nome corrisponde un tono differente di rosso e naturalmente anche qui ho usato più bianco titanio rispetto a questo. Quando usate il bianco titanio, state attenti perché ne basta una quantità minima per colorare. Il bianco titanio è molto coprente, ve l'ho detto tante volte. Del nastro. A seconda di che colore vorrete fare la campanella, se rosa o azzurra,
Quindi ho preso questi a quadretti che sono molto primaverili e molto, a mio avviso, carini. Naturalmente io ho preso il rocchetto perché quando faccio questi lavoretti li faccio in larga scala, ne ho fatte 150 campanelle in questo periodo di Pasqua, ma voi che ne farete pochi, vi fate un conto di quanto ve ne serve, fate conto che un rocchetto da 25 metri costa 12 euro, quindi sarà sui 50 centesimi più o meno al metro. Non mi sono fatto il conto, comunque sarà pure veramente poco. E quindi ci occorre un bianco acrilico di titanio. Ho scelto di usare il bianco industriale perché sicuramente ha un potere coprente maggiore rispetto a quello fatto in casa. E siccome mi serve come finitura del bordino, voglio che sia molto coprente, quindi userò questo della Polycolor My Mary, che è lo 018 bianco titanio. Benissimo, cominciamo. Facciamo la campanella blu, va? Per cominciare, allora, col pennello piatto e il colore acrilico più chiaro, immergiamo. Se il colore è troppo denso, stemperatelo un po' con l'acqua. Questo ha una consistenza abbastanza liquida, quindi io lo uso direttamente così e cominciamo direttamente a pitturare su tutta la campanella. Arrivati a questo punto, senza colorare il bordo perché non è necessario, se sbordate un pochettino così per errore, non, lo faccio pure io perché dovesse capitarvi così vedete che non ci fa assolutamente nulla, non ci fa niente, ma lasciate asciugare completamente, quindi proseguiamo con una seconda mano di colore. Quindi ecco qui la campanella del tutto asciutta, proseguiamo con una seconda mano che sarà assolutamente coprente. Non si vedrà più la terracotta in trasparenza. Lasciamo asciugare. Una volta che il pezzo è completamente asciutto e vediamo che il colore, il tono ci soddisfa, possiamo proseguire a colorare il nostro bordo. Quindi togliamo il nostro colore, prendiamo il blu oltremare più intenso. Con il nostro bicchiere d'acqua sciacquiamo il pennello. Basta una semplice sciacquata. Quindi lo scarico un attimino nella carta per asciugarlo un po', immergiamolo nel colore più scuro e qui con un attimino più di precisione diamo prima una passata lungo tutto il bordo. Qui dobbiamo essere veramente un pochettino poco poco più precisi. Nulla di trascendentale, perché poi con la decorazione di bianco tutti i piccoli ed eventuali errori verranno coperti e confusi, quindi non vi preoccupate se sbavate un pochino. Io dico ogni volta questa cosa, se sbavate un pochino, che fa un po' schifo, nel senso se sbordate un pochino col colore. Purtroppo il gergo pittorico è quello. E lasciamo asciugare. Una volta asciutto, diamo una seconda mano di colore. Una volta asciutto possiamo accingerci a dare una seconda mano di colore che uniformi proprio il bordino della campanella. Vi consiglio di darlo così in piccoli tocchi pieni di colore in verticale in modo che tutto intanto si omogeneizzi. È il tratto piccolo sicuramente, che non un tratto lungo tutto circolare, è più semplice da controllare per chi non ha dimestichezza con i colori. Non importa se vengono le strisce del colore, poi le togliamo alla fine. Benissimo, a questo punto mi devo avvicinare perché devo vedere pure io. Uniformiamo una bella passata di pennello su tutto.
stiamo attenti anche nell'interno, ripassiamoci, facciamolo pulitino più possibile. Mi piace che si veda il coccio, quindi non la colorerò dentro perché si deve capire che è un vasetto. E poi rifiniamo anche qui l'attaccatura, la radice del bordino. Perfetto, spero si veda, scusate, ma per me queste sono posizioni naturali in cui dipingere. Ok, e lasciamo asciugare perfettamente. A questo punto prendiamo il bianco, quando è totalmente asciutto, aiutatevi anche col phon se volete fare prima, stando a una distanza di 20 cm dal pezzo, perché sennò cuocete il colore e fa le bolle, perché l'acrilico è una base plastica, quindi poi si staccherebbe dal supporto, quindi se andate troppo vicini con la fonte di calore. Quindi prendiamo il bianco acrilico e cominciamo a fare la decorazione. Allora, mi sono messa al di qua della telecamera perché sennò non riesco a dipingere al contrario. Allora, essendo una campanella di Pasqua, io qui farò due ovetti. Andiamo a fare il primo. Fare un ovetto è abbastanza semplice. Bisogna fare un'ellisse ecco qua, roteandovi il pennello tra le mani. Quindi per fare queste ellisse dovete, vedete il giro, guardate il mio pollice, ok, il pennello gira così, fate asciugare e poi ripassate una seconda mano per dare una copertura maggiore. E in questo caso potete essere più disinvolti perché oramai la forma dell'uovo è data. State solo attenti a non uscire dai margini. Ok, e facciamo asciugare. Sciacquiamo il pennello e facciamo un altro ovetto con il colore con cui abbiamo fatto il bordo. Quindi imbibiamo bene il pennello. E con questo altro ovetto dobbiamo andare su quello, scusate, ho spostato la camera, su quello bianco. Vado, eh? Olè! Ah, mi ero ripromessa di non dirlo più. Ecco fatto! Aspettiamo che si asciughi e anche qua rinfranchiamo poi nuovamente il colore. Quindi una volta asciutto ripassiamo nuovamente sul blu, come vi ho detto, per rinfrancare un po' il colore. Ma neanche tantissimo, eh? E adesso passiamo alla decorazione del bordino, che sembra difficilissimo, invece di una facilità estrema. Allora, come prima cosa nel bordino dobbiamo fare una striscia orizzontale. Attenti, pulite se avete i pennelli bagnati, perché li sciacquate, usate sempre gli stessi, pulite bene, fate che non ci siano colature di acqua. Una riga orizzontale che divida a metà tutta la superficie del vasetto. Io adesso me lo devo orientare verso di me, quindi magari vedrete poco, ma poi cercherò di girarlo, anche se farete qualche strafalcione, nel senso che andrete un po' su un po' giù, non vi preoccupate che non ci fa assolutamente nulla, ora vedrete il perché. Comunque cercate di rimanere il più dritti possibile.
eccoci qua. Quindi prendiamo il colore col pennello a lingua di gatto numero 4, ve lo dico perché è importante, perché adesso guardate cosa facciamo. 1, 2, 3, 4, tutto a giro. 5, 6, 7, cercando ad occhio, senza misure, di lasciare sempre lo stesso spazio tra un segmento e un altro. Con il pennello non troppo acquoso, quindi molto colore e poca acqua. Benissimo, arrivati a questo punto, nello spazio, vedete, sono un genio, vabbè ora ci ripasso col blu, nello spazio dove c'è il blu, nella parte superiore, facciamo gli altri quadretti. Un attimo vi correggo questa cosa che ho fatto, così non vi confondo. Quindi, come vi stavo dicendo, nella parte mancante sotto, dove c'è il blu sotto, fate il trattino bianco sopra, qui, qui, in modo che vengano altalenanti. Qui, come vedete, non faccio neanche molta attenzione allo spessore, perché proprio non interessa, nell'insieme poi non si noterà. Anzi, se lo fate troppo regolare verrà male. Ora appoggiate la campanella e continuiamo a decorare facendo dei trattini tra, ma proprio dei trattini che non invadano la parte verticale della campanella, ma che stiano soltanto nella parte del bordo, nella parte dell'escrescenza del bordo, e facciamo così dei piccoli trattini girandovi la campanella tra le mani. Visto che è semplice. E così risponde alla mia amica Sammy, che vedendole mi ha detto che il bordino era difficilissimo. Visto? È una cavolata. Puoi farlo. Adesso entrano in campo i nostri cotton fioc. Questo, se vorrete, potrete farlo anche con i vostri figli, perché è una parte veramente divertente del lavoro. Prendiamo il colore più scuro, imbibiamo il cotton fioc soltanto nella punta. Adesso così dovete stare attenti, che perché il cotton fioc, usandolo, si sfalderà. Appena comincerà a perdere i peletti, sostituitelo, perché sennò geniale io, perché sennò vi farà la forma con i peletti, invece a noi serve la forma tonda a pallino, proprio così, va bene? E cominciamo a decorare le nostre ovette. Quindi controllate sempre la punta del cotton fioc che sia ben tonda, e poi sempre con questa punta scegliete o i quadratini di sopra o i quadratini di sotto, e lì dove si congiunge, ma solo uno dei due, o sopra o sotto, non tutti e due perché sennò viene un caos, e dove si congiunge alla linea orizzontale fate dei pallini. Questo giochino dei pallini servirà ad omogeneizzare lì dove sarete andati su e giù con la linea, se lo avrete fatto. Servirà anche a rendere più graziosa naturalmente la campanella, perché i pallini potrete metterli facilmente più o meno tutti alla stessa altezza, segnando una nuova linea ideale. Ora non abbiamo finito con i pallini blu,
su tutta la campanella facciamone qualcuno. Per farli in maniera armonica vi insegno il modo. 1, 2, 1, 2. Quindi createvi delle linee orizzontali, trasversali. Ripeti. Quindi createvi delle linee ideali trasversali. 1, 2, 1, 2, 1. Cambiamo cotton fioc. E prendiamo il bianco. Ora, il bianco, essendo industriale, è più compatto, quindi bagno la punta del cotton fioc e la faccio imbibire ben bene. E dove li metto questi pallini? In mezzo. 1, 1, 1, 1. E poi, alternati, ne mettiamo uno su, uno giù, uno su, uno giù e uno su, in modo che siano distribuiti in maniera più o meno armonica. Ultima decorazione, l'ovetto blu, dobbiamo armonizzarlo con il bianco, quindi mettiamo il pennello in orizzontale e lavoriamo solamente con la parte sottile del pennello facendo striature 1, 2 e 3. La parte pittorica della nostra campanella è pronta, ora costruiamola e facciamola diventare effettivamente una campanella. A questo punto tagliamo un po' di filo di lenza, prendiamo la nostra sferetta e inseriamo la lenza. Vi consiglio di fare un primo nodo alla base della sfera in modo da fermarla così, uno, e poi un secondo nodo, prendete la misura dell'altezza della campanella e un secondo nodo proprio alla fine dell'altezza della misura che avrete preso. Tirate benissimo. Il disavanzo in filo potete tagliarlo. Prendete un po' di nastro. Inserite il nastro tra un nodino e l'altro e fatelo scivolare fino al centro. Così. A questo punto, dopo che il batacchio si trova al centro del nastro, fate un nodo e assicuratelo al suo posto, anche due per essere più sicuri. E voilà. Quindi fate un taglio obliquo che renda, come ho fatto io in precedenza, quindi così, il vostro nastro bene appuntito. Lo rifaccio per farvi vedere. Con queste puntine dovrete centrare il buchino del vasetto dall'interno, quindi non è difficile, ci vuole soltanto un attimo di pazienza. Vi potete aiutare anche con delle forcine. Quindi afferrate le punte dall'altra parte e tirate fino a che non sentirete il nodo fare resistenza.
Visto? A questo punto praticate un nodo alla base e quindi di seguito un fiocchetto. Stringete fortissimo. Olè. Se volete che il fiocchetto, io adesso non lo faccio, lo farò dopo perché l'ho dimenticato, che il fiocchetto sia bello tenace, appuntate il nodino, mettete proprio qui dietro il nodino una puntina di colla, che sia attacco, che sia attacca tutto, una colla che comunque sia trasparente. Bene, a questo punto dobbiamo fare in modo che la nostra campanella possa essere appesa. Quindi tiriamo ulteriormente il nastro e lasciando un 10 cm di lunghezza facciamo un altro nodino. Ora, se vorrete, qui potrete fare un altro fiocco, però sinceramente a me non piace. Piace come quella che vi ho fatto vedere nell'intro. Riprovando, mi piace di più l'idea di tagliare così semplicemente e lasciarla appendere in maniera libera. Ed ecco la nostra campanella bella e pronta. Come avete potuto notare, è di semplicissima realizzazione ed è un oggettino veramente unico, simpatico, che piace sia ai più grandi che ai meno grandi. Potrete usarlo nella vostra tavola anche come segnaposto e non è detto che sia semplicemente un oggettino di Pasqua, ma questo è un oggettino davvero simpatico per tutti coloro che volessero fare delle piccole bomboniere per ricorrenze familiari, come per esempio un battesimo, una comunione, delle ricorrenze che riguardino sempre comunque magari dei riti religiosi, perché la campanella da sempre si accompagna a questi messaggi. Per cambiando il soggettino davanti, magari mettendo un angioletto o le iniziali di un bimbo, sarebbero davvero delle belle bomboniere. Pensateci e tenete sempre presente quando io vi sottopongo un qualcosa in un video, che la stessa cosa può essere realizzata in altri 100 modi e con altri 100 soggetti. A me interessa che voi capiate la tecnica di esecuzione più che l'oggetto di per sé. E anche per oggi abbiamo finito. Vi lascio nel box informazioni il link della mia pagina Facebook. Sarei veramente felice se diventaste miei amici su Facebook. E il link anche del mio blog se volete dare una sbirciatina, anche se vi avverto in questo periodo l'ho un attimo tralasciato. Ma riprenderò le fila di tutto al più presto. Da Ombretta ed Arte per te è tutto. Arrivederci!